La notte in cui Ronaldo umiliò l'Italia. Vi sono immagini emblematiche, foto che raccontano meglio di qualsiasi cosa un particolare evento. Nel nostro caso vi è una diapositiva che spiega con un solo frame il primo incontro fra Ronaldo il fenomeno e i più forti difensori italiani dell'epoca, Paolo Maldini e Fabio Cannavaro. Ma facciamo un passo indietro. È l'8 giugno del 1997 e una calda domenica allo stadio Gerland di Lione è in programma la affascinante sfida fra l'Italia di Cesare Maldini e il Brasile di Mario Zagallo. Questa partita è valida per la seconda giornata del torneo di Francia, la competizione organizzata da Federcalcio Tasalpina che vede partecipare oltre agli azzurri e alla Seleção anche i padroni di casa della Francia e l'Inghilterra. Cesare Maldini, CT della nazionale, teme figuracce, anche considerata la caratura degli avversari, e i suoi timori sembrano giustificati dalla prima partita, che vede gli azzurri soccombere con un secco 2-0 contro l'Inghilterra. Per questo il commissario tecnico decide di rivoluzionare la squadra in vista della sfida contro la nazionale brasiliana. In porta Peruzzi lascia spazio a Pagliuca, in difesa Panucci prende il posto di Ferrara, a destra Attilio Lombardo rileva Di Livio e a sinistra capitan Paolo Maldini gioca al posto di Benarrivo. Davanti, fuori la coppia composta da Zola e Casiraghi, dentro Del Piero e Vieri. Il Brasile, mandato in campo da Zagallo, è un'autentica parata di stelle, a cominciare dall'attacco, dove il veterano Romario fa coppia con il fenomeno Ronaldo. Le due ali, che sono di fatto due attaccanti aggiunti, sono a destra Leonardo e a sinistra Denilson. Il vero spauracchio per la nostra retroguardia è il 9 verde oro. Per questa ragione, poco prima di entrare in campo, l'allenatore azzurro si rivolge a Fabio Cannavaro. Un po' per motivarlo, un po' per spronarlo, gli dice le testuali parole: oggi voglio proprio vedere se questo Ronaldo è davvero un fenomeno. Forse per le parole di Cesare, forse per la poca pressione sulle spalle della selezione azzurra, sta di fatto che al 30° del primo tempo l'Italia è già sul 2-0. Prima Del Piero è bravissimo a inserirsi in area e trafiggere Taffarel di testa sfruttando un pallone perfetto di Bobo Vieri. Poi è Albertini che sigla il fortunato raddoppio, tirando una punizione che diventa letale a causa della deviazione di Aldair. Il Brasile, inizialmente scosso, con il passare dei minuti si scioglie. È proprio il giocatore più atteso in campo, il fenomeno Ronaldo, a dare i primi segnali di riscossa. Dopo essersi visto anticipare a più riprese da Fabio Cannavaro nei primi minuti, inizia a prendergli le misure e alla prima palla utile controlla la sfera, se la allunga in velocità e calcia a botta sicura. Un intervento a disperata di Costa Curta manda il pallone sul palo evitando il peggio. La pressione del Brasile si fa sempre più insistente e al 35esimo la nazionale carioca accorcia le distanze. Su un corner battuto corto, la retroguardia azzurra si fa trovare impreparata. Roberto Carlos calcia violentemente di sinistro e Attilio Lombardo, che si trova sulla traiettoria, insacca nella propria porta. La risposta dell'Italia è tutta una punizione velenosissima di Del Piero, su cui sia Vieri che lo stesso Lombardo, per questioni di centimetri, non arrivano a impattare la sfera. Il primo tempo si conclude con un 2-1 in favore degli azzurri. L'inizio della ripresa è segnato da una pressione sempre più avvolgente del Brasile. L'Italia cerca di difendersi e di attaccare in contropiede. I verde e oro si fanno vedere con insistenza dalle parti di Pagliuca ed è proprio un intervento miracoloso dell'estremo difensore dell'Inter che permette di mantenere la porta inviolata. Infatti, su un'azione personale di Denilson, il numero 1 azzurro vola e devia la palla in angolo. È sempre l'esterno offensivo brasiliano a far impazzire l'Italia. Prima salta Costa Curta e mette una palla velenosissima in aria. Maldini, con un intervento prodigioso, riesce a evitare il pareggio. Poi, sempre il numero 20 di verde oro, salta a mezza retroguardia azzurra e tira di punta, anticipando Pagliuca, ma mandando a lato di pochi centimetri. Ma nel momento di massima sofferenza, l'Italia punge il contropiede. Fuser per Inzaghi, che viene steso dal Dair. Rigore netto. Del Piero si presenta dal dischetto, calcia forte sotto la traversa e spiazza Taffarel. Come se non fosse cambiato il parziale, il Brasile continua ad attaccare. Il genio di Ronaldo appare su un'azione apparentemente innocua. Vi è un corner battuto corto da Leonardo.
Il giro palla del Brasile è lento, l'Italia non lascia spazi, ma su una palla in verticale di Roberto Carlos, il fenomeno fa finta di andare in conto e poi scatta in profondità. Con questa finta di corpo salta Fabio Cannavaro, entra in area di rigore, finta il tiro e fa sedere Costa Curta per poi chiudere sul primo palo, lasciando Pagliuca inerme. Ronny mostra una rapidità di esecuzione abbagliante, facendosi gioco di due marcatori esperti e forti come centrali azzurri. I verde e oro, galvanizzati dal gol del loro centravanti, si gettano nella metà campo azzurra in cerca del pareggio. De Nilsson, ancora lui, manda fuori di poco. Roberto Carlos, su assist di Leonardo, colpisce la traversa. Gli azzurri in contropiede giocano bene e hanno un paio di occasioni con Inzaghi, ma in entrambe le circostanze Taffarel fa buona guardia. A una manciata di minuti e dalla fine, il Brasile trova il tanto agognato pareggio. Su un'azione confusa al limite dell'area, il fenomeno Ronaldo con la punta del piede suggerisce per Romario, che controlla in maniera divina e si presenta tu per tu con Pagliuca, facendolo sedere con una finta e appoggiando in rete. È il gol del 3-3 finale. A fine partita, il centrale azzurro si avvicina al commissario tecnico e con gli occhi sbarrati e il fiato corto esclama: «Mister, questo è proprio un fenomeno!» Questo sarà il primo di tanti duelli importanti tra Ronaldo e Cannavaro, dalle sfide tra Parma e Inter in campionato fino agli ottavi di finale di Champions League nel 2004 tra Real Madrid e Juventus. Certamente quella sera allo stadio Gerland di Lione il calcio italiano ha conosciuto per la prima volta Luis Nazario da Lima, più semplicemente il fenomeno.